ci sono aziende di successo e ci sono aziende il cui successo ha accompagnato, indirizzato e in qualche caso anticipato le trasformazioni sociali ed economiche di un paese. La spesa degli italiani è la storia di tre ingegnosi veneziani e della loro miscela di genialità, intuizione e curiosità. Ma questa non è solo la storia di un'azienda, è un racconto dell'Italia e degli italiani, delle nostre abitudini e di come la capacità di sapere interpretare i segni dei tempi ha portato un magazzino di appena 200 metri quadrati a diventare uno dei simboli della grande distribuzione italiana. Anche se gli azzurri escono in semifinale, le notti dei mondiali di Italia 90 sono tutte magiche. E sulle note di Un'estate italiana di Edoardo Bennato e Gianna Nannini si dà avvio a un decennio che vede un aumento della ricchezza delle famiglie italiane e una crescita dei consumi. Con la nascita dell'Unione Europea, persone e merci iniziano a circolare più liberamente. Olio, pasta, vino, moda, design italiani possono ora accedere a un mercato più ampio e a una clientela internazionale. Grazie a questi nuovi e a volte contraddittori scambi commerciali, però, i consumatori si fanno ancora più attenti. Inizia a farsi strada l'equazione salute uguale alimentazione. Complice la diffusione dell'influenza aviaria, il consumatore ora prima si informa su un prodotto, quindi decide se correre o meno il rischio di mangiarlo. La maggiore attenzione alla qualità fa rima con tipicità e prepara, letteralmente, il terreno all'istituzione dei marchi DOP, denominazione di origine protetta, e IGP, indicazione geografica protetta. Nei bilanci familiari la voce alimenti è in netto calo, a favore di quelle riguardanti l'abitazione, i trasporti, la cultura, il tempo libero e la tecnologia. Appaiono i primi computer e i primi cellulari tascabili. L'altra equazione che si fa strada nella matematica dei consumi degli italiani mette in relazione la salute con la tutela dell'ambiente. Persino il modo di viaggiare si fa più consapevole. La direzione dunque è indicata. Gli occhi saranno sempre più aperti su come, quanto e perché si consuma e la grande distribuzione dovrà fare la sua parte. A differenza degli anni 50 e 60, quando gli acquisti erano sintomo più di uno status che vera e propria necessità, il consumatore degli anni 90 ormai è in grado di scegliere autonomamente i prodotti che vuole e che soddisfano le sue esigenze. Per acquistare si valuta la qualità dell'assortimento, i servizi offerti e il miglior rapporto qualità-prezzo. Le conseguenze? La fortuna dei discount, che negli anni 90 iniziano a diffondersi e a conquistare fiducia anche in Italia. Alla fine, infatti, nel 1992, Lidl sbarca anche nel nostro paese e ottiene risultati stupefacenti. I consumatori italiani si trovano a fare la spesa in punti vendita dove il servizio è pressoché inesistente e dove il ridotto assortimento di prodotti esclusivamente non deperibili è composto soprattutto da marche commerciali offerte a prezzi drasticamente più bassi degli altri negozi. E anche se all'inizio confonde, la formula funziona. Arturo Bastianello lo capisce, ci crede fin dall'inizio. Così come Tito Bastianello, anche lui è convinto che i soli supermercati non sarebbero stati sufficienti a soddisfare le nuove logiche di consumo. Serve diversificare e serve farlo con la propria insegna di hard discount italiana. Per partire ci si guarda all'interno, con un team di persone provenienti dalla catena Metà. Nasce così l'insegna INS, pensata come hard discount, sì, ma pur sempre con il DNA di PAM. Un punto vendita di modeste dimensioni, in grado di fornire il servizio sotto casa. I primi negozi INS vedono la luce nel 1993, a seguito di più di un anno di studio e lavoro in cui si tornano a osservare i modelli tedeschi. I primi anni non sono facili, i consumatori sono diffidenti, la mancanza delle marche disorienta. E come se non bastasse, il Panzer Lidl sembra inarrestabile. Tuttavia, l'Ariete di Spinea procede a testa bassa, confortato dai progressi, seppur lenti. Così, mentre i punti vendita INS sono in fase di decollo, a Spinea si lavora a diversi altri progetti. In primis, ai prodotti di marca commerciale,
nasce in questo periodo i tesori dell'arca e insieme alle dimensioni dei punti vendita crescono gli investimenti nella comunicazione. A questi anni risale infatti la felice collaborazione con Oliviero Toscani, che popolerà le campagne di PAM e di Panorama con la sua inconfondibile creatività colorata, minimal e dai tratti pop. Finito l'entusiasmo degli anni 90, l'azienda si appresta a cavalcare il nuovo millennio e affrontare sfide mai viste prima, se non forse nei film di fantascienza.